Vabbè, per iniziare possiamo dire, possiamo, allora, le tre cose fondamentali sono la tecnica, che è una stupidata, l'etica, secondo me, e poi gli intenti, quindi il perché. Allora, la tecnica è quello che ho detto prima, ognuno deve trovare la sua, il suo modo, ma bisogna avere le macchine settate in modo tale da non dover pensare a quello che va fatto. Dovete pensare solo a quello che dovete mettere dentro in una fotografia. Scatto generalmente con il diaframma tra il 5, 6 e l'8. Che è il sunto del vecchio fotografo in analogico che fotografava con l'iperfocale e ISO alti per non avere il micromosso, perché poi tenete anche presente che io fotografando in bianco e nero, se caccio il rumore non me ne frega niente. E tendenzialmente, ovviamente, lo dicono tutti, non c'è niente di male a fare una fotografia, cioè a produrre fotografie in strada con le focali lunghe, non c'è niente di male. Però se tutto il lavoro è improntato a avere fotografie fatte con un 100 mm, poi si vede che sei come una sorta di corpo estraneo che sta lontano dal vissuto. Io lo dico sempre, ci sono fotografi che vanno completamente dentro, io sono uno di quelli che sta rispettosamente mezzo passo indietro, però le focali che uso sono sempre quelle corte, anche perché poi questo è uno zoomino 28-85, quando faccio una fotografia a 85 mm non mi piace mai, c'è verso. Iniziato a pellicola e collaborando con qualche giornale, e le foto erano in bianco e nero, no? Quando mi sono risvegliato dopo tanto tempo, io non ci ho neanche pensato, non me ne è neanche passato dall'anticamera della testa, io ho riattaccato a fotografare in bianco e nero. Ma a me la fotografia a colori mi piace tantissimo, tanto per ridere, se fotografi a colori e poi sai che converti in bianco e nero, quando trovi un signore vestito di giallo ti viene il magone, perché il giallo è difficilissimo da convertire. Detto questo, siccome non c'è verso, bisogna studiare, anche per fare la post-produzione. Abbiamo la fortuna o la iattura. Una volta si diceva che la fortuna di un fotografo era avere alle spalle un ottimo stampatore, adesso possiamo farlo da noi, però bisogna studiare. Quindi io, se guardo la post-produzione che facevo anche solo 10 anni fa rispetto a questa, mi viene l'itterizia perché usavo troppo la videocamera. Etica. Io parto dal presupposto che siccome noi siamo immancabilmente quello che fotografiamo e dentro le nostre fotografie non ci sono loro, loro sono degli attori casuali, ma ci siamo noi, io penso che la prima cosa è il rispetto per le persone. Poi io ho delle serie ironiche dove mi accorgo di essere borderline, cioè mi accorgo che se una persona si riconoscesse nella fotografia che gli ho fatto, probabilmente o forse potrebbe non gradire, però in battuta cerco sempre di rispettare le persone e
Rispetto a quanto fanno tanti altri fotografi di strada, io sono uno stalker, nel senso che fotografo candid, generalmente prima ne ho fatta una chiedendo insieme a lui, perché se no non mi dà soddisfazione, ma poi se ho tempo abbocco e faccio vedere le foto alle persone e generalmente sono contenti, insomma botte non ne ho mai prese fino adesso, per cui... Se la passione poi è quella vera, la passione è quella vera, è quella che ti fa stare qui oggi, tentenni, e poi dopo riesci a fare quel mezzo passetto più avanti, finché non trovi, come la storia della focale, la tua distanza d'elezione, la distanza dove, da cui ti piace fotografare. Sì, questa aveva un senso se c'era, se era girato, sì, perché poi anche se la lascia a colori, ma che bella. Questa potrebbe avere un senso, ma bisognerebbe aprirla perché si capisce veramente poco. Bisognerebbe anche qua, bisognerebbe aprirle, dargli un tocco di vivacità e vedere l'effetto che fa, come si suol dire. Ma poi a me, per esempio, i flare, la luce contro mi piacciono un sacco. Potrebbe, tagliata un filino, potrebbe avere un aplomb. Anche questa qua. Oh, ma quando hai fatto una foto bella in un giorno, devi andare a casa e... Va bene, Fine. Boh, non male tutti, dai. Cioè, non siete contenti? Sì. Sì, poi escono, fanno la testa di cazzo del bardone. Grazie, no, grazie a voi.